Salve a tutti, oggi è il mio compleanno. Come regalo di compleanno oggi lavoro, perché sì, ormai dopo tutto questo periodo, guarda, è proprio un regalo lavorare, fare finalmente qualcosa di divertente, creativo, eccetera eccetera. Siamo sempre con Ginevra Iorio, non so se ve la ricordate. E niente, lei è super blogger, quindi sicuramente ci divertiremo insieme. Non imparerò mai a vloggare. Ho provato lì per lì, ma non mi riesce. Parlare è difficile. È per questo che ho aperto un canale YouTube. Oggi si parla di BTS. È tornato l'inverno, mi sono dimenticato di spengere il condizionatore, che è proprio qui sopra, quindi non si sentirà nulla, immagino. Dicevo, siamo tornati dopo una settimana di pausa che mi sono preso per Pasqua e oggi si parla di BTS, finalmente backstage. Non di un set chissà come, ma di un lavoretto run and gun che ho fatto in questi giorni. Un pomeriggio all'insegna del divertimento e soprattutto dell'improvvisazione. Io sono qui. Anche noi, sta arrivando, siamo al santuario. C'ho la modella numero 2 che ha rotto i coglioni stamattina. Va bene, aspetto. Ciao. Per i set c'è tempo, ragazzi, vedrete nelle prossime settimane. Sto preparando tante cose, ho tanti lavoretti molto fighi da portare qui sul canale. Rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni ne vedrete delle belle. Nel frattempo potete iscrivervi e accendere la campanellina, così almeno non vi perderete nessun video. Eccole. Salve. Dai. Grazie, sono molto vecchio. Oh, fashion blog. Vieni a vedere, non esisto. Come sempre, la vera sfida è quella di tirare fuori qualcosa di figo con parvenza professionale. Però è giusto e bello portare anche cose così, che magari sono un pochino più terra terra per chi inizia, e anche queste cose qui riservano i loro problemi e le loro difficoltà di realizzazione. Anche perché improvvisare non è mai semplice, e lo sappiamo benissimo. Oggi però si sta bene, Non ho preso il microfono, quindi si sentirà di merda. Sto guardando un po' in giro se trovo qualche cosa di carino. Sta bene? Adesso andiamo a trovare la Ginevra. Salute i miei fans. Ciao fans di Manuel. Ciao. Ma stai facendo il vlog per YouTube? Sì. Bellissimo. Allora, mentre la Ginevra balla e ripassa tutti i suoi balletti. Yeah. Come frulla. Quindi, questa è la location di oggi, un prato sul quale abbiamo portato delle casse da rave. Non l'ho ripreso, ma la parte più difficile di questo video è stata ovviamente portare quelle casse sul groppone, perché voi sì, vedete un carrellino, ma le casse ci vanno portate su quel carrellino e sono veramente pesanti. Maledetta scenografia. Però diciamo che l'effetto finale era piuttosto carino, diciamo che più che altro mi ha aiutato a rendere decente un posto che decente non era. E poi ha dato quel pizzico di creatività che, insomma, male male non fa. Guarda là che roba che si è montato. Atomico, Qui dal basso così, ora non vedo una sega, però dal basso così è cazzo. Siamo pronti? Fare un rave. Comunque 2 ore per portare quelle casse e 20 minuti per girare le immagini, Sempre così. Dai.
piccola parentesi tecnica, visto che poi me lo chiedete, il setup utilizzato per girare questo video è GH5 con il suo 1235, che ha praticamente l'angolo di campo di un 24-70 su full frame. Per situazioni del genere dove hai il tempo contato, perché devi pensare, devi dirigere, devi girare, ti devi occupare di tutti i problemi, io sinceramente non utilizzerei mai ottiche fisse. Personalmente preferisco portare a casa immagini più variegate piuttosto che avere la clip ipernitida o magari con uno sfocato ancora più sfocato rispetto al solito, considerando poi il canale sul quale vanno questi video, quindi insomma non vanno al cinema. Dimenticavo, ovviamente tutto realizzato a mano libera, quindi niente cavalletto, niente gimbal, niente, tutto very grezzo. Ovviamente non potevo girare tutto il video, quindi 6-7 indumenti con lo sfondo delle casse. E quindi siamo andati a fare un giro e più avanti c'era questa bellissima fabbrica abbandonata. Beh, sapete quanto ami le fabbriche abbandonate. Grazie di me. Fai il passo più qua? No. Devi venire qua. Così, però così è figo. Qui. Vai. Che fa? Tutte le volte mi porto in certi posti che, boh, sembra che abiti nei dintorni di Chernobyl, ma in realtà è solamente la Toscana. Comunque, la fabbrica cascava proprio a fagiolo, l'abbigliamento sportivo che avevamo, poi tra l'altro c'era anche della roba tutta fluo, quindi direi che comunque un look street ci stava alla grande. La cosa difficile di queste situazioni è trovare lo spot giusto, cioè il posto che valorizzi il più possibile il vestito che la modella sta indossando. Non avendo nessuno preparato niente, dovevamo arrangiarci e trovare direttamente sul momento la location adeguata. E questa cosa prende veramente tanto tempo. E soprattutto in queste giornate primaverili, insomma, si rischia grosso. Il sole cala alla svelta, dopo inizia a essere un po' freddo, gli animi si irrigidiscono, la gente si stufa, insomma diventa tutto molto più difficile. Quindi bisogna essere veloci, è più importante essere veloci che mettere l'ottica super nitida. In particolare c'era un completino bianco, tra l'altro molto figo, era bellissimo al tatto, tutto un po' pelosino, molto figo, che stonava totalmente con tutti gli altri capi. Tutte le altre cose erano molto sportive, mentre questo di sportivo aveva ben poco. E quello devo dire che mi ha messo un po' in difficoltà, perché il sole stava tramontando, quindi avevo fretta e ancora non avevo trovato il posto giusto per rappresentarlo, per girarlo. Alla fine ho trovato questo punto dove c'era proprio la luce naturale che entrava con il venticello che le muoveva tutti i capelli, era molto figo. E alla fine il vestito più difficile è diventata una delle scene più carine del video. Se l'avessi fatto sul tetto o nella stanza dove entrava il flare del sole, probabilmente
non avrei ottenuto lo stesso risultato, nel senso che quel vestito suonava con tutto, mentre quel punto gli ha donato quasi eleganza, nonostante fosse comunque tutto distrutto intorno. Ce l'abbiamo fatta. Dai, anche a questo giro, capino? Così della luce. Che ancora sta scattando. Non è poi il più, poverino. Ciao, salutali tutti. Salutali tutti, non siete un cazzo probabilmente, però ciao. No, che dici? Bene, è arrivato il momento di guardare insieme questo video. Vi chiedo di commentare, perché lo sapete che ci tengo alla vostra opinione. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente è una cosa semplice, ma mi piaceva condividerla con voi. Noi ci vediamo settimana prossima. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, tutte le cose che mi aiutate. E preparatevi, perché sarà un mese bello pieno di